Che stai? Ah. Ma che stai? ma Che stai? 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 è? stai? Che 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 150 Che stai? 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 va stai? Che 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 stai? Se tu cresci in un ambiente così, ti porta, ti tira Mi sentivo più uomo, ho la vista alle mano. E cosa non cagno, non è noia, non cagno Solo quando vuoi ci stanno, tu cani. O stato da poi e ho ballo in capo Ti uscivo e ti sbaglio come chi non sa Ma chi può sapere fra te e rinunciati Che nei con i sordi soldi da sacco contai in questa puntata di Ciac Salute affronteremo il tema strettamente attuale delle baby gang. Gaetano, 15 anni di Chiaiano, picchiato senza alcun motivo da una baby gang di 10 sconosciuti. Luigi, 14 anni del Casertano, colpito alla testa da un proiettile vagante. Arturo, 17 anni di Napoli, circondato da quattro minorenni e pugnalato 20 volte. Due studenti di 14 e 15 anni di Pomigliano d'Arco aggrediti a colpi di catena. Queste sono soltanto le ultime vittime della violenza da parte di bande di minorenni che in queste ultime settimane hanno interessato Napoli ma anche il suo Interland. Immagini che hanno fatto il giro del mondo, storie che in tanti hanno definito un fenomeno dilagante, un'emergenza da arginare, per altri è sempre esistito, per altri ancora per così dire conseguenza di serie televisive. Ecco spiegata la nostra copertina. Liberamente ispirate alle gesta di camorristi, spacciatori di droga che agiscono nel periferia partenopea, personaggi poi tra l'altro descritti con crudo realismo. Ne parliamo e ci confrontiamo in studio con l'ospite che è venuto a trovarci, lo psicologo, psicanalista e scrittore Roberto Perrotti. Grazie per essere qui con noi. Grazie, grazie a voi. Entriamo subito nel vivo della uh, puntata e quindi dell'argomento oggetto uh, di questo approfondimento di Ciac Salute. La prima domanda è: che cosa succede? Quello che stiamo vedendo, che sta succedendo in città, quanto ha a che fare effettivamente con la malavita uh, organizzata di Napoli? Ma quello che succede, per quanto. Um, Può essere così descritto in, in, in sintesi, è la, eh, è, la, è la lotta sottile tra eh, un'adolescenza, eh, specie per le baby gang, di periferia che incontra eh, coetanei di, eh, del centro città, della, della, dei luoghi eh, bene. Napoletani. Questo credo che sia il punto oh, essenziale. Ciò che è venuto alla luce è l'esagerazione del fenomeno. Questi fenomeni evidentemente esistevano da tempo, esistono da tempo in realtà eh, napoletana. Eh, Napoli è, è vissuta, è costruita, è, come dire, è, Formata da una, dal bordo, dal senso del confine. Confine che non necessariamente separa, ma unisce eh, luoghi napoletani fino a qualche tempo fa, laddove eh, c'era una sorta di, mh, come dire, di, eh, di armonia fra le parti, benché eh, evidentemente diverse. Questa questa, questa condizione si sarebbe rotta in questo momento. La periferia è divenuta eh, luogo separato eh, dal centro, con i vari problemi eh, di ordine economico, culturale, sociale, ma sostanzialmente il dato eh, che ehm, ha fatto esplodere questo genere di fenomeno è la la, la rottura di questo equilibrio del bordo che esistevano fra parti di Napoli, pensiamo ad esempio, per dirla in maniera semplice, eh, ciò che rappresentano i quartieri spagnoli per, per, per Via Chiaia, via Roma, eh, Piazza del Biscito e così via. Tutto ciò si, eh, era una, una forma di maggiore di, si viveva in una forma di maggiore armonia, questo è il punto. In questo momento tutto ciò è esploso. Mm. Quindi in un certo senso lei dice che è cambiata proprio la geografia della città. È cambiata, è esplosa una condizione che esisteva in precedenza, della differenza, della distanza, ma che era contenuta attraverso un margine, attraverso un bordo. Questo bordo si sarebbe alterato. E allora è interessante come gli adolescenti, parliamo di loro per il momento, eh, si muovano alla caccia di altri adolescenti, che sono quelli che hanno altra cultura. E qui abbiamo aperto un altro discorso estremamente complesso. Che approfondiremo nel corso della puntata. Un fenomeno, dicevamo in apertura, eh, quello delle baby gang, sicuramente non nuovo. Ricordiamo negli anni Ottanta si parlava già dei muschilli, del gangsterismo minorile, non riguardavano solo Napoli ma altre città d'Italia. La novità, eh, come eh, diceva il nostro ospite, forse riguarda proprio le vittime. Si tratta di ragazzi degli stessi quartieri a eh, cui appartengono le bande. Poi un altro elemento di Novità è che tutti gli autori delle aggressioni sono stati identificati e viene fuori ehm, principalmente l'omertà che si sta restringendo al contesto proprio familiare e criminale. Intanto questo clamore mediatico suscitato dal fenomeno delle baby gang a Napoli ehm, lo abbiamo sentito amplificato anche da noi media e eh, secondo anche i tecnici eh, del turismo, ehm, questo fenomeno, come lo è stato in passato l'emergenza eh, rifiuti, danneggerebbe anche il quindi, proprio in queste ore, proprio in questi giorni, è stata rilevata una, una presenza minore proprio dei turisti, degli stranieri, degli italiani, proprio perché uh, preoccupati da questa, uh, da questa violenza. Quindi, per cercare di uh, studiare meglio questo uh, fenomeno, poniamoci un'altra domanda con uh, Roberto Perrotti: perché questa violenza? Perché la violenza sembra essere diventata un mezzo di espressione di questi uh, ragazzi, che poi sono, come dicevamo, uh, soprattutto adolescenti. Ma la violenza, beh, insomma, la domanda è, insomma, è veramente particolare, molto, molto, molto importante. Pasolini diceva che è, è la, um, dove c'è cultura c'è luce, c'è apertura. L'apertura significa rapporto con l'altro. Dove invece non c'è la cultura c'è il buio il buio, la, 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 la notte, la notte dei prosci, insomma, la, 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 evidentemente l'impossibilità di avere un rapporto eh, costruttivo, dialogico con l'altro e quindi la violenza. Ecco, la violenza è esattamente questo. E su questo, eh, su questo tema, in effetti, io immagino che sia... Mh, sia si si stato formato, ma non oggi e non al domani, al giorno, insomma, nei giorni successivi, di questi eventi. Ma 15 anni prima, a Napoli, 10 anni prima ancora, eh, c'è un presidio permanente. Eh, Marco Rossidoria, che, è il, che guida la regia. La Camera di regia sostanzialmente della, della dispersione scolastica, della povertà educativa e così via, lavora da anni su questo ed è il primo che eh, ritiene che tutto ciò riguarda esattamente questo contesto, cioè il, eh, il, la mancanza di cultura. E la, oltre alla mancanza di informazione, di, eh, di rapporti sociali, ma è proprio il, il tema centrale questo. Per cui per quanto poi riguarda anche la, la, la possibilità di interventi, e quindi sia di ordine finanziario, su quanto occorre per ristabilire un, e sia per quanto invece riguarda proprio un ordine sociale vero e proprio. E secondo lui, e anche secondo tutti, credo, tutti quelli che hanno una coscienza profonda della periferia, eh, che questo vada fatto non con investimenti a pioggia, non con investimenti così sporadici, ma che abbia una costante e quindi permanente, ancora una volta, eh, eh, come dire, organizzazione sul territorio. Altrimenti non... Non, non, non si va da nessuna parte e come lui io credo che un'altra risposta mh, positiva possa venire e già anche lì e sono anni che ci si lavora dai maestri di strada maestri di strada per dirla in maniera molto così significativa eh, sono coloro i quali hanno la possibilità di avere il polso della situazione eh, di comprendere esattamente cosa sta accadendo e loro sostengono che ci vorranno altri 20 anni per poter, eh, se le cose dovessero andare in questo senso, per poter, eh, come dire, trovare, ricomporre la situazione, cioè comporre, creare una connessione, questo è il punto, una connessione non solamente sociale ma anche civile, eh, culturale profondamente, fra la periferia e il centro, chiamiamolo centro, cioè il resto della città. La periferia eh, aveva dei, dei collegamenti probabilmente, oggi è separata, quindi il, il taglionetto, la ferita è lì. In effetti gli adolescenti riproducono questa, questa condizione. Vedono nell'altro, nel, nel loro coetaneo napoletano, evidentemente un'immagine un proprio controtrasferale, cioè si ritrovano, è la rabbia, è questo gioco perverso che viene messo in atto continuamente, e al di là delle, delle altre eh, atti di vandalismo, di violenza, ma eh, è significativo come vadano a, a colpire esattamente i loro pari. Questo è il tema che poi è nuovo rispetto a, ad altri, altri momenti di, di, di violenza, di aggressività nell'ambito eh, delle differenze. Eh, sì, eh, stiamo già entrando in quella che poi è la eh, domanda eh, che eh, tra poco eh, le farò, cioè perché eh, gli adolescenti eh, e con questo spiego anche il motivo eh, della scelta eh, di questo argomento per Chac Salute. Eh, noi abbiamo in studio un tecnico, un esperto, uno psicanalista, uno psicologo eh, che lavora tutti i giorni con gli adolescenti, eh, che eh, porta anche nelle scuole dei progetti di costruzione proprio di civiltà e di legalità personale e quindi ci occupiamo delle baby gang proprio per cercare di capire come arginare questo fenomeno ma non con l'esercito o con i militari ma anche diciamo in un'operazione proprio di bonifica della psiche, proprio della psicologia di questi ragazzi come diceva Roberto Perrotti l'importanza della cultura, quindi partire dalla cultura e forse qualcosa si sta muovendo proprio in queste ore proprio a Napoli e si è cercato di pensare allo sport come un'arma contro uh, la violenza minorile, contro il bullismo, contro le baby gang, trasmettendo proprio ai ragazzi sui campi da gioco, nelle vasche delle piscine come si applicano proprio le regole della vita quotidiana. E infatti uh, a questo punto ha proprio un progetto di queste ore di promozione sportiva come strumento di prevenzione del rischio di accompagnamento di ragazzi difficili. Promotrice uh, di questo progetto è stata ed è proprio Maria Luisa Iavarone che è la mamma di Arturo ragazzo eh, che abbiamo eh, descritto in apertura, coltellato in via fuori a Napoli prima di Natale e anche Sergio Roncelli che è presidente del CONI Campania che puntano proprio sul fair play, sul fare squadra sul rispetto dell'avversario sul far leva, mh, sulla capacità proprio dei atleti eh, olimpici anche sportivi di ogni attività così, mh, si, fa, eh, mh, così cer si cercherà di attirare l'attenzione dei giovanissimi proprio per allontanarli dal rischio, poi comunque lo sport come la musica è un linguaggio universale quindi rientra anche in questo diciamo, aspetto culturale che ha evidenziato poco fa proprio Roberto Perrotti. Quindi rientriamo eh, nel fenomeno e cerchiamo di, di capire perché gli adolescenti cosa c'è alla base di tante eh, distorsioni comportamentali, soprattutto giovanili, quali sono le cause? No, Le cause sono tantissime, ma eh, è una, sostanzialmente una ricerca di identità. L'identità viene data attraverso l'identificazione, molto spesso, attraverso una, una sorta trasferale anche qui, no? di immagine nella quale ci si identifica. E poi bisogna essere, avere un livello di evoluzione, in questo senso culturale no? e anche psichica, ma sostanzialmente... E quindi il, il problema della scuola mi sembra che sia talmente ovvio, che, eh, lo, oh, talmente ovvio nella sua importanza, per cui eh, chiaramente ogni presidio del genere di cui abbiamo detto in precedenza eh, è costituito dal nucleo. Di, de, di questa agenzia dell'agenzia scolastica ma poi da tante altre dal terzo settore dell'associazionismo ecco, dalle parrocchie dalle, dalle palestre da tutti i, i, i rappresentanti delle che molto spesso hanno un linguaggio comune molto accessibile rispetto anche un comportamento eh, diciamo nell'aspetto positivo, no? simile, quindi un linguaggio del corpo, un linguaggio eh, anche della, per quanto riguarda la comunicazione, quindi è molto importante. Ma è così vero questo punto che dell'aspetto culturale, che eh, la fondazione eh, Premio Napoli, ad esempio, facciamo un altro esempio, la fondazione Premio Napoli che è fra le fondazioni culturali, fra le più importanti, e le più antiche di Napoli, Domenico Ciruzzi, un avvocato insomma, illuminato che è presidente, quest'anno ha voluto dare il, eh, il premio Cultura, premio Cultura 2017, esattamente a Cesare eh, eh Moreno, che è il, il maestro di strada, fra i più rappresentativi il primo maestro di strada. Questo la dice lunga perché eh, il, il, come dire, questo fondo, l, l, eh, anche questo premio che, che poi eh, eh, si riduce tra l'altro oltre che per l'ampio significato anche a degli aspetti anche economici, è la prima pietra per una fondazione dei de, 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 de maestri di strada. La fondazione dei maestri di strada. Quindi fondazione significa che, ancora una volta, che tutte eh, le sovvenzioni, le, le partecipazioni, non avvengono solamente nei momenti difficili, ma c'è cioè una fondazione dei maestri di strada e quindi che avrà, evidentemente, tramite la logica delle fondazioni, una possibilità economica diversa e costante. Questo è molto importante perché se abbiamo che il Premio Napoli, con la fondazione culturale, è una, una neo-fondazione dei, 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 dei maestri di strada, chiaramente abbiamo, incominciamo a capire, a vedere che ci sono delle realtà che sono permanenti, costanti all'interno di questa. Ed è quello che serve perché se è vero, come è vero, che occorrono decenni per ristabilire questa connessione, per riconnettere le due, le due, i due mondi che sono ovviamente in questo momento molto, veramente molto separati, ci vorranno anni quindi, e quindi occorrerà che, che le strutture siano costanti, nulla togliere a una necessità di un controllo sociale del territorio. Eh, dello Stato. Vabbè, dello insomma, Stato. Già detto, Questo insomma. sì, lo sentiremo tra poco anche eh, in una clip mh, che invito eh, la regia a preparare. E, mh, sì, come si diceva, eh, l'importanza dei maestri eh, di strada, forse un po' la colpa è anche nostra dei mass media, perché eh, puntiamo i riflettori eh, su queste realtà soltanto eh, quando eh, viene fuori il sangue, quindi un, un bollettino eh, diciamo, legato a morti, a feriti e eh, quindi a, a dei veri Propri eh, casi e eh, episodi di cronaca e quindi, invece, dovremmo ehm, puntare i nostri riflettori su queste realtà in queste periferie. Anche quando ci sono questi esempi, eh, quindi ecco perché eh, chiamati proprio maestri di strada, forse maestri di strada non forse sono loro e non i ragazzini che invece si fanno uh, guerra. Um, riprendendo proprio questo um, discorso, uh, io uh, inviterei la uh, regia a uh, farci sentire uh, quella che è l'opinione del ministro dell'interno Minniti, che è stato a Napoli proprio in occasione uh, di questo clamore legato a questi fatti uh, di Cronica. E ehm, ha evidenziato quello che è il rischio dell'emulazione tra i, eh, gli adolescenti e quindi ha chiesto l'aiuto dei cittadini e ha chiesto la collaborazione di mettere via l'omertà e quindi ha, ha chiesto ai cittadini di non voltarsi altrove. Sentiamo eh, le parole del ministro Minniti: gli strumenti di videosorveglianza sono stati e sono sempre di più fondamentali per la identificazione di questo tipo di reati che hanno appunto la caratteristica di reati di aggressione fatta da bande e che quindi come tali diciamo, avvengono sulla base di iniziative che non sono preparate nel tempo come può essere un omicidio di criminalità organizzata che quindi come tale... A degli strumenti di protezione, diciamo, avvengono in maniera più aperta, spesso in luoghi pubblici, e tutto questo rende anche i luoghi pubblici di grande affollamento. È chiaro che noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno che non è soltanto e non può essere affrontato soltanto come una questione di ordine, abbiamo a che fare con una violenza nichilista che testimonia di non avere alcun rispetto per il valore della vita, appare evidente che si colpisce spesso a caso. Non c'è una ragione di carattere conseguenziale, per quanto perversa possa essere, non c'è una ragione. Non voglio drammatizzarla, ma queste sono le... Metodiche che naturalmente non c'entra nulla, adesso non vorrei che nessuno che pensasse che le baby gang, e le baby gang sono terroristi, diciamo, non è. ma sono metodiche di carattere terroristico, cioè l'idea di colpire a caso, e cioè il rischio della emulazione, e cioè il fatto che queste cose si autoalimentano, e cioè che ci sia sempre qualcuno che pensi di poter trarre virgolette un riferimento, anche qui. Inaccettabile, perverso dal comportamento di altri. Queste eh, le parole del ministro Minniti, secondo invece il questore di Napoli De Jesu bisogna eh, rispondere con il rispetto della legalità. De Jesu ha assicurato la presenza eh, di 100 uomini eh, in più eh, e li ha impiegati proprio contro le baby gang. Noi non sappiamo se tutto questo basterà, ma il governo ha eh, potenziato i controlli e ha eh, assicurato una intensificazione eh, della presenza proprio del, degli uomini dello Stato eh, nelle strade e nelle periferie. Di, eh, di Napoli. Um, ci chiediamo se basterà, ma soprattutto ci chiediamo, come diceva Roberto Perrotti, nostro ospite, um, da che cosa bisogna partire e quindi se un progetto di recupero della dispersione scolastica che coinvolge uh, circa 160 maestri di strada, se può servire, se può essere utile, se può bastare e se è la via giusta da intraprendere per cercare uh, di uh, riconvertire questi ragazzi che sono allo sbando e sono nella banda. Sì, sì, questo è accanto alla, al controllo del territorio, da un punto di vista anche, come dire, di controllo dello Stato, questo quest aiuto della, rispetto alla dispersione, alla povertà educativa, sono, esistevano già in effetti, no? Eh, cioè erano già, i por già esistevano, già esistono, insomma, da un po' di tempo e così via. E chiaramente incentivare ulteriormente questo aspetto mi sembra che sia, sia ovvio, insomma, sia, sia vero, sia giusto e che lo dica anche un ministro eh, sia, è molto importante. Insomma, che la, la, anche Orlando ha detto la stessa cosa, insomma, in, altri, in altri modi, eh, appunto, aprendosi anche al sociale, molto devo dire adesso ehm, vedremo insomma, i fatti, vedremo se tutte queste parole si trasformano in veri e propri eh, risultati sul territorio ma dicevamo ehm, prima eh, soprattutto nell'ottica di, eh, di una prevenzione partire dalla cultura, partire dalla famiglia partire dalla scuola eh, perché quello che preoccupa maggiormente è soprattutto la violenza gratuita tra adolescenti, una violenza sistematica psicologicamente contagiosa attraverso cui la gang tenta di imporsi eh, nel, la gang tenta di nel contesto sociale di riferimento. Un altro aspetto particolare, forse la novità eh, rispetto al passato, è eh, come poi ha evidenziato anche il ministro Menditti a Napoli, eh, la capacità eh, di, eh, delle baby gang di non scegliere il bersaglio. Minniti ha parlato quasi, mh, ovviamente con, con le molli, ha parlato di eh, una sorta di terrorismo, no? una forma di terrorismo eh, tra gli adolescenti, perché non si ha una eh, vittima eh, già eh, prestabilita e scelta, selezionata, ma si spara, eh, tra virgolette, così all'impazzata, senza un obiettivo preciso. Questo è preoccupante perché poi effettivamente anche tanti genitori, li abbiamo sentiti in queste ore, sono preoccupati del fatto che. I, i propri figli escono di casa e potrebbero essere eh, le, le possibili vittime. Eh, quindi questo ehm, puntare un obiettivo che però non è prestabilito, ma è così casuale, questo è un aspetto forse preoccupante del fenomeno. Sì, fa parte del, del fenomeno, certo, è uno dei fenomeni perché è un gioco, è un gioco, è un gioco perverso, è un gioco al buio. Rispetto a, rispetto a quello che abbiamo detto prima. È un gioco perverso, eh, questo è il punto, eh, come dire, eh, ipoevoluto, eh, quindi rischiosissimo, cioè ci si lancia nel buio, sembrerebbe contraddire quello che dicevamo prima, però non lo è, cioè si sceglie una, una zona probabilmente, eh, un territorio, che è quello della Napoli buona, uh -huh. almeno interpretata come tale, e si gioca in questa perversione della, eh, della rappresentazione del proprio, della propria violenza. E questo è il punto, è chiaro che diventa poi eh, eh, non necessariamente un, un, un obiettivo mirato, scelto fin dall'inizio, in questo senso potremmo definirla anche, anche come lei diceva, però io credo che l'aspetto che potrebbe poi invece interessare anche da un altro punto di vista è quello che si scelgono, si scelgono qui fra virgolette, dei coetani, dei coevi, a me questo, cioè, a me questo colpisce molto, ma non solo, eh, non solo questo. Ma eh, mi sembra interessante questo punto: cioè che sì, è anche un gioco perverso al buio. Però all'interno di questo gioco c'è anche una scelta. Una scelta di territorio e forse anche una scelta di età. Cioè, non si distrugge solamente per distruggere. Eh? Ma si distrugge quindi in un certo modo anche mh, tenendo un, un minimo di obiettivo, no? una, 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 una indicazione finale. Quindi una, un, anche in questo c'è. Una, come vediamo è estremamente complesso il fenomeno, quindi c'è una congerie di condizioni che compartecipano a questo evento. È una novità anche perché forse nel passato ma anche nel quotidiano tra i grandi noi siamo abituati ad una uh, guerra tra clan, qui invece è guerra tra bande e, mm. ed è diverso, mm, tra i grandi tra i camorristi senior diciamo c'è una guerra uh, tra clan e quindi ecco perché c'è il preciso obiettivo sì. um, ci stiamo avviando alla, alla la chiusura della nostra puntata è eh, quindi a questo approfondimento dedicato alle baby gang di Ciac Salute. Eh, ritorniamo su quanto è importante un percorso eh, nelle famiglie perché anche ehm, in queste ore, mh, esaminando il fenomeno delle baby gang, eh, sono venute fuori anche delle voci eh, del popolo e soprattutto di genitori che hanno difeso eh, dei presunti responsabili eh, di queste aggressioni eh, di, questi, di questi giorni. E, e tante volte siamo, di fronte a dei genitori che non mancano nel difendere il figlio e nel quasi minacciare quelle che potrebbero essere delle fasi dopo e quindi avevo sentito delle mamme che dicevano sì, vabbè, ma poi vi faccio vedere io che cosa succede. Non è stato mio figlio, come vi siete permessi? Allora, è, è possibile che non sia stato quello o l'altro adolescente, quindi è possibile che effettivamente la presunzione, c'è la presunzione di cioè innocenza no? in queste cose, però è anche vero che il genitore si dovrebbe chiedere ehm, potrebbe essere potrebbe avere una sorta di ammissione no? nei confronti di un proprio fallimento anche di educazione nei confronti dei figli. Quindi anche eh, tante volte nei casi di bullismo, ma non entriamo nel merito di altri eh, mega eh, temi, eh, però tante volte anche tra i banchi, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle piazze, si cerca sempre di difendere il proprio figlio e quindi mai di cominciare un percorso invece di riconversione nel, nell'educazione proprio familiare. Quindi quanto è importante... Partire, <coughs> cominciare proprio dalle famiglie, dalle parrocchie, dalle scuole, l'abbiamo già detto, ma è importante amplificare questo messaggio perché penso che sia la ricetta per in un certo senso contenere questi fenomeni. Certo, sì, 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 sì. Il problema è anche la famiglia. <coughs> non ne abbiamo parlato fino adesso perché la davo anche un po' per scontato. La famiglia ha del, del, una grande responsabilità ovviamente in tutto questo. Ma il nucleo familiare delle persone di cui parliamo per la maggior parte dei casi è, è strutturato, i ruoli sono completamente saltati. Quindi il lavoro si rende conto veramente enorme perché queste, questi commenti di genitori in effetti sottolineano quello che diciamo, cioè il ruolo genitoriale è alterato mm. e probabilmente è inesistente in molti casi, quindi è chiaro che tutto il contesto deve fare argine a questo, ecco il, la permanenza di strutture culturali oltre che educative è indispensabile, devono sostituire se possono, se è possibile, o almeno devono arginare, la destrutturazione di un

Pace, voglio una prospettiva, yeah. prosperità attiva. Guarda figli, mamma pronto per nato destino. Mastina, yeah. ma mastiva, ma stiva. stiva. Uh. E castiga, stirp, no vendo festina. Destino, istica rivoluzione ogni persona. Voglio benessere in successo. Success. Non voglio comprendere. Siamo giunti al termine di questa interessante puntata di Ciac Salute dedicata alle Baby Gang, io eh, ringrazio eh, infinitamente il nostro ospite che ha raggiunto i nostri studi, eh, grazie. lo psicologo e psicoterapeuta ma anche scrittore Roberto Perrotti per averci dedicato il suo prezioso tempo, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a tutti i telespettatori che come sempre hanno scelto MediaTV e soprattutto hanno seguito Ciac Salute, arrivederci alla prossima puntata.